Anch'io sono alta idratazione. Lui è Pasquale Esposito, originario di Napoli e vive ad Albignasego nel Padovano. Per la sua pizza inizia dal prefermento. Unisce 3,3 g di lievito fresco a 140 g di acqua. Posiziona 326 g di farina in cassetta. Versa l'acqua con lievito sopra la farina e con le mani termina il suo prefermento. Lo chiude in un contenitore e attende 15 ore a 22 gradi. Per il rinfresco lo inserisce in vasca e aggiunge 326 g di farina e una piccola parte dei 316 g d'acqua. Lascia girare a velocità bassa la sua grilletta e versa un po' alla volta il resto dell'acqua. Poi 1,6 g di lievito. Il suo assistente aggiunge 13 g di sale e lascia assorbire le ultime gocce di acqua. Chiude la zucca a 27 gradi. Ad impasto terminato, sul banco delle pieghe una pirlatura e attende 30 minuti. Divide in panetti e li posiziona in frigo per 6 ore più un'ora ambiente. Prima di pizzare, capovolge il panetto in un contenitore con semola per non sprecarla e non sporcare. Delimita bene il cornicione, allarga in volo con una tecnica mista ai pugni, posiziona sul banco e termina la forma. Infine riutilizza questa particolare tecnica di schiaffo volante e termina il topping direttamente sulla pala. La allarga della dimensione giusta e inforna a 430 gradi nel suo GGF Verace 11. Attende che il cornicione si alza e poi gira la pizza per una cottura omogenea. Da sfornata deve solo completarla. Ripete la stesura per gli altri panetti e propone vari topping ai suoi ospiti. Segui Pizza di Gusto! Se posso farcela io, puoi farlo anche tu!